E allora vediamo se c'è Thais che mi risponde, perché non so se... Pronto? Pronto Thais? Eccomi. Ciao come Thais, come stai? Ciao Paoletto, eccoci qua da Napoli dopo aver fatto le peripezie per collegarci. Sì. Ce l'ho fatta. Sì, e siccome tu sai Thais che la nostra è API, web radio e social TV, è come iniziamo sempre sotto forma di radio, quindi in questo minuto loro stanno vedendo, quindi chi ci sta seguendo sta vedendo il manifesto. Il manifesto sulla sinistra, un bellissimo manifesto, sulla sinistra c'è Atena, la dea della guerra, ma anche la dea dell'amore. E poi al centro c'è Thais Dos Santos, che sei tu Thais, sei bellissima questa sera. Grazie. E questa sera hai portato come ospite un ospite davvero molto interessante e altrettanto molto carina. E lei è Erika Gallo. Ciao Erika. Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Thais. Allora, in questo momento non vi vede nessuno. Perché? Perché come ogni programma che si rispetta, anche noi abbiamo una sigla. E quindi di solito le sigle le mandano gli ospiti. Quindi questa sera a mandare la sigla tocca chiaramente ad Erika. Erika, preparati. Preparati perché devi Va bene. Manda la sigla per favore. Va bene, allora sigla. Ma brava. Stupenda, immacolata fortuna, per te tutte le culture del regno si sono aperte e tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua. Unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono, e così, come vi abita il pensiero divino, fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia. Buonasera, benvenuti, benvenuti su AP Web Radio. Ci si vede. Eh sì, avevo ragione, siete bellissime. Chi ci sta seguendo, già sono una decina, per favore, diteci se avevo ragione oppure no. Io ho quasi sempre ragione, tranne quando parla mia moglie che ho sempre torto. Ma sempre, lo sai, sei rovinato. Eh già. Allora Thais, mi devi spiegare come fai tu ad essere in collegamento da Napoli eppure essere nello stesso tempo qui ad Alcamo su AP Web Radio. Come fai? Ma ricordati che io sono una donna, quindi faccio le cose che voi uomini non potete fare. Cioè, esatto, poi io studio esatto. A casa, ma di che cosa stiamo parlando? Sì, ed è proprio di questo che parleremo oggi insieme alla tua ospite, no? Perché la cosa più straordinaria di quelle che mi hai raccontato di Erika è che lei è una mamma, ma è anche un'imprenditrice e riesce anche a dare... a sistemare casa, a badare ai suoi clienti, a badare ai bambini... Ad allenarsi. Fantastica. Ma, Erika, ci vuoi raccontare come ci riesci, per favore? Posso copiare la risposta di Thais, perché sono una donna. È molto semplice, vedi? Cioè, non ci sta molto da dire. Povero Paolo. Sì, io... Erika, dal momento in cui ho deciso di fare questo programma, mi sa che ho fatto una scelta abbastanza ardua e difficile. Allora, Thais, però ti diamo soddisfazione, quindi non ti lamentare. Sì, vabbè. Assolutamente sì. Viva le donne oggi e sempre. Bravo.
Allora Thais, prego, a te la conduzione. Io sono sempre qua in regia e appena vedo che hai bisogno, mi infilo. Non ci abbandonare, Paolo. Assolutamente no. Allora, buonasera a tutti. Ecco, prima di tutto vi voglio fare gli auguri di buon anno, perché è la prima volta che ci vediamo dopo l'inizio di questo 2022. Oggi vi presento una persona che conosco da un po' di tempo. Purtroppo non ci siamo riuscite mai a vedere di persona, però è come se ci conoscessimo di persona. Per un po' di tempo abbiamo fatto un po' di... abbiamo lavorato insieme. Lei è molto più brava di me da determinati punti di vista, quindi lei ha continuato, io mi sono fermata, però è una persona a cui mi sono ispirata, la trovo una mamma spettacolare, una donna piena di risorse, e oggi ve la volevo far conoscere. Il suo nome è Erika Gallo e oggi ci racconterà la sua vita da mamma imprenditrice. Che cos'è fare la mamma e allo stesso tempo stare a casa e lavorare? Cioè, fantastico ragazzi, quello che facciamo tutti quanti. Erika, allora la parola a te, raccontaci un poco di te, dei tuoi figli, quanti figli hai, dove vivi, parlaci un poco di te. Ciao Thais, grazie ancora per ospitarmi in questo programma, sono emozionata, anche raccontare la propria storia mi emoziona sempre, quindi grazie e scusatemi se mi farò prendere dall'entusiasmo. A noi piace l'entusiasmo, l'emozione è quello che dobbiamo far trasparire, perché siamo persone, quindi non siamo robot, dobbiamo far vedere le nostre emozioni, è fondamentale, quindi vai tranquilla Erika. Sai Erika, la prima puntata, quando abbiamo presentato il programma, io a Thais ho chiesto cosa ci farai vedere, e lei questa sera ci farà vedere te! Meravigliosa! Hai visto? Allora, parto da capo, così mi presento. Io sono Erika, ho 36 anni, abito in realtà in provincia di Torino, non proprio Torino, verso i monti, verso le montagne delle vecchie Olimpiadi 2006 e sono mamma, sì, di due bambine, Alessia la più piccolina che ha 5 anni e Noemi che ne ha 8. Cosa faccio nella vita? Sono un'imprenditrice, mi piace definirmi una donna in carriera. Come faccio a fare tutto è un gran casino, nel senso è tutto bello, ma ho anche i miei momenti di difficoltà e sarei bugiarda non lo ammettessi. È fondamentale, perché per quanto possiamo essere brave dobbiamo far passare anche il segnale che ogni tanto abbiamo bisogno di una mano e ogni tanto c'è bisogno di fermarsi, perché sì, siamo super donne, però non arriviamo al punto che poi uno si esaudisce per fare tutto, quindi sì, ma con calma. Esatto. Erika, vorrei sapere, conoscendoti, abbiamo parlato molto della tua storia, come hai cominciato a fare l'imprenditrice, da che cosa sei partita? So che è una storia che ti emoziona molto, perché sei partita dal nulla e sei arrivata a una vetta molto importante, no? Partendo dalle tue difficoltà, ti piacerebbe raccontarcelo? Assolutamente sì. Allora, innanzitutto mi piace dire che la mia storia di imprenditrice è incominciata praticamente da quando ero bambina. È vero quello che hai detto, sono partita dal nulla, perché ho creato poi quello che è adesso la mia attività imprenditoriale digitale dal nulla. Ma se andiamo a vedere le mie origini da imprenditrice vanno molto più indietro. Io fino da piccolina, penso ero alle medie, andavo a lavorare nell'officina dell'azienda di famiglia. All'epoca non riuscivo a capire tante cose, ora invece le devo ringraziare e adesso vi spiego anche il motivo. Comprarmi il mio motorino, per mantenere il mio motorino, tutto ciò che desideravo nella vita, mio papà mi ha sempre portato ad ottenerlo con il lavoro, con il duro lavoro. Mi è capitato, tra l'altro, qualche giorno fa, mentre riordinavo le cartelline, io avevo 12-13 anni e stipulavamo dei contrattini, no? Quindi quante ore dovevo fare in questa officina per poter avere tot soldini.
Quindi diciamo che ho incominciato a lavorare davvero tanto tempo fa, fin da ragazzina, ma perché è vero, è stato un insegnamento dei miei genitori, ma comunque mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuto essere indipendente, sentire quella sensazione di quando uno è indipendente, quella sensazione proprio di libertà, a me faceva sentire libera. Durante le superiori io facevo sport a livello agonistico, studiavo e dopo aver studiato, prima degli allenamenti facevo la contabilità appunto sempre nell'azienda di famiglia, ho dato la maturità, il giorno dopo tutti partivano per i viaggi, io ho incominciato a lavorare e l'anno dopo sono diventata socia. Quindi insomma, partendo dall'officina ho scalato la vetta, diciamo. Ho lavorato come socia al 50% per 10 anni, mi sono sposata, ho ancora lavorato e poi è arrivato il lieto evento, ovvero sono rimasta incinta ed è arrivata la mia prima bimba. Lì ho incominciato a farmi qualche domanda, sono sincera, io mi sono sempre proiettata, come ho detto prima, donna in carriera, indipendente, insomma, in un determinato modo, però ho dovuto fare i conti anche con il mio desiderio di essere mamma e un determinato tipo di mamma. Io ho un po' la mania di tenere tutto sotto controllo, no? Quindi un po' a malincuore, un po' come dire, come liberazione, perché comunque essere un'imprenditrice non è semplice non avere orari, non avere giorni, lavorare 7 giorni su 7. Io mi ricordo che tanti miei coetanei magari andavano a ballare, io ero ancora lì a aspettare i camion che arrivavano, quindi insomma non è semplice, arrivavo da anni abbastanza pesanti e quindi ho deciso di lasciare la mia società. In comune accordo con mio marito abbiamo deciso appunto di incominciare a crescere la mia bimba e poi cercare la classica situazione familiare, no? Quindi magari sotto la vita della mamma, quindi la mamma, la casalinga in quel momento, però ti andava stretta. Quindi esatto. Inizialmente in realtà cercavo un qualcosa, siccome arrivavo da una classica attività normalissima, un qualcosa tipo un part time da dipendente, insomma che avessimo quella sicurezza a fine mese. Sono sincera, penso che tante donne si ritroveranno in ciò che dico, anche se spero di no, ma parlando questa cosa è ancora più comune di quanto uno creda. Nessuno voleva una neomamma di 30 anni senza determinate esperienze, nel senso alle persone per assumermi non importava niente che io avevo tirato una società tra l'altro molto sana e proficua per 10 anni. Sono andata molto in frustrazione, anche perché un conto era vivere con due entrate di un certo tipo. Un conto è trovarsi comunque con una casa in costruzione, una bimba con le proprie esigenze e solo un'entrata. Tra l'altro anche mio marito era un libero professionista, quindi non è che avevamo il classico stipendio sicuro a fine mese, non avevamo 13esimo, non avevamo 14esimo, non avevamo niente. Mi sono rimessa in gioco proprio qui, dopo aver avuto la mia seconda bambina. Io in realtà sono andata in crisi quando ho saputo che stava arrivando, perché ho detto caspita, e adesso? E invece adesso come si fa? Nel senso, da un lato ero felicissima, dall'altra ho detto adesso caspita, non avevo ancora risolto il mio problema. Hai detto come farò, come andremo avanti? E invece senza volerlo mi ha portato una soluzione. A me piace pensare che sia stata lei ad avvicinarmi a questo mondo digitale e ho incominciato la mia carriera come imprenditrice digitale, prima da consumatrice felice e soddisfatta e poi proprio come vera e propria imprenditrice promoter. E qui è incominciata la mia carriera. Non nascondo che ho cominciato con paura, scetticismo, sono stata molto 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 accusata, additata, perché comunque arrivo anche da una piccola... Diciamo che questo è un lavoro che viene guardato ancora in modo sbagliato,
Cioè le persone pensano che realmente non sia un lavoro, sia divertimento, sia stare sul social, mentre non capiscono che dietro veramente c'è tanta fatica e tante ore di lavoro per arrivare a un obiettivo. Quindi immagino come ti sei trovata, però ricordiamo che Erika fa questo lavoro ormai da 5 anni, quindi non sono 2 giorni. No, assolutamente. E avere le sue soddisfazioni, vero Erika? Assolutamente, nonostante mi dicevano che era fumo negli occhi, che credevo agli asinelli che volavano, che era un fuoco di paglia, insomma, poi comunque io arrivo da un piccolo paesino, la mia famiglia era conosciuta, quindi sono stata ancora più messa proprio al patibolo proprio, me ne hanno dette di ogni. Immagino. Per me è stato in realtà un motivo in più per dire che tutti quanti si sbagliavano. Io appena ho visto il mio primo stipendio, mi piace chiamarlo così, il mio primo accredito sul mio conto corrente che derivava da questa attività, ho detto ok, allora è tutto vero, non è una presa in giro, non sono io pazza, se ce l'ho fatta e ho ottenuto questo in un mese, allora adesso non mi ferma più nessuno. E da lì è incominciata bene la mia storia d'amore, perché mi piace definirlo una storia d'amore. Come ogni storia d'amore è tutto bello, è tutto emozionante, ma ci sono anche dei momenti di difficoltà anche in questo. Assolutamente, e è arrivato questo momento anche per te, lo sappiamo, ci sono stati degli alti e bassi, dei momenti in cui hai creduto molto in te, dei momenti in cui hai detto non so se ce la farò, non so se è la mia strada, però raccontaci un po', sei riuscita ad uscirne? Quindi a capire la tua strada e a rafforzare questo legame che hai con questo lavoro che ti ha permesso di fare sia la mamma che l'imprenditrice, quindi ad avere un'entrata e ad avere la tua libertà economica. Assolutamente sì, per me all'inizio era un sogno portarmi a casa determinate cifre con una bambina per mano e l'altra in fascia, perché la mia bimba piccola la portavo molto in fascia, lei soffriva di coliche e reflusso, quindi l'unico modo per poter gestire la bambina piccola di tre anni e la neonata era tenermela in fascia, perché sennò urlava dalla mattina alla sera H24, quindi insomma per me portarmi a casa un determinato stipendio in quella situazione, quindi o a casa o al parco o mentre gestivo le mie cose, era davvero un sogno, perché comunque, come ho detto prima, arrivavo da una realtà 13, 14, 15 ore senza nessun tipo di ferie, niente, fuori casa, in un ufficio, avevo a che fare anche con problemi seri, determinate tasse, non tasse, tutto quello che deve affrontare un imprenditore diciamo ordinario, ecco. Quindi per me era un sogno. Il primo momento di difficoltà è stato dopo circa 2 anni, vabbè, alti e bassi come c'è nel commercio normale, ma non è mai stato niente di rilevante, anzi ho costruito la mia bella squadra di lavoro, ho raggiunto qualifiche importanti, sono stata premiata, sono andata a Roma, insomma è stato tutto una crescita personale e professionale. Dopo 2 anni la mia azienda ha incominciato ad avere alcuni problemi, c'è stato proprio un fuggi-fuggi. Io non ho abbandonato la nave subito, perché comunque era il mio amore, e dicevo caspita, è un momento di difficoltà, assolutamente io non posso, no? Anche se poi mi stavo rendendo conto che stavo solo temporeggiando, dovevo prendere una scelta, una strada, e la mia strada è stata un attimo di stand by, perché avevo addocchiato un'azienda ma non mi sentivo rappresentata, non me la sentivo mia, era tutto un po' così, e sì, quindi ho detto questa è la cosa fondamentale, Erika, lei si deve sentire, come io penso un poco tutti, che l'azienda la appartenga, cioè non lavora per dire no, ho bisogno di questo stipendio. Giustamente lei dovendo rappresentare, dovendo parlare, dovendo far conoscere alle persone un prodotto, un'attività, qualsiasi essa sia, una persona giustamente se la deve sentire sua. Questa è una cosa che identifica molto Erika, no? Che quando la vedi dici, lei ha veramente una passione, non è la classica venditrice che tu trovi in tutti i profili, che sbuccano come se non ci fosse niente. Lei è molto particolare, infatti dovete andare a vedere il suo profilo su Instagram, così capirete di che cosa vi sto parlando.
Grazie Thais, sì, io penso, allora innanzitutto uno dei miei valori, uno dei miei principi è di trattare gli altri come vorrei che gli altri trattassero me, quindi io non riuscirei mai a promuovere e a dire determinate cose se non me le sento, durerei da Natale a Santo Stefano forse neanche. Questo non, mi ha aiutato tante volte nel crescere velocemente, però non mi ha aiutato quando c'è stato da prendere delle decisioni, che adesso andando avanti nel racconto potete poi capire. Comunque questa azienda non mi rappresentava, ho detto ascolta Erika, fermati un attimo, cerca di capire. Quindi dovete sapere che mentre io ero incinta avevo incoronato uno dei miei sogni, che non avevo avuto modo di farlo prima, ovvero quello di lavorare nel campo dell'estetica. Avevo preso diversi diplomi da Lash Maker, Lash Lift, eccetera eccetera, quindi per qualche mese avevo ripreso a collaborare con questi centri estetici. Ma è arrivata che cosa? La pandemia! È arrivata questa carissima pandemia. E cos'è successo? Come vi ho detto, mio marito prima era, cioè, è sempre stato un imprenditore, quindi lui lavorava nel campo dell'edilizia, aveva appena investito tantissimo denaro per del materiale e da un giorno all'altro questo materiale era lì in cantiere e lui a casa. Da un giorno all'altro i centri estetici chiusi, rate che passavano, tutte le spese di una famiglia normale di quattro persone con una casa trasferiti da pochi anni costruita con le nostre forze, insomma chi mi ascolta penso che capisca di cosa sto parlando. Penso che ci sono molte persone che si possono ritrovare nel tuo racconto. E quando ci siamo trovate nel momento più buio in cui realmente non si sapeva quale sarebbe stato il nostro futuro, alcune hanno preso come te il coraggio in mano e si sono reinventate. Sì. Altre persone purtroppo non hanno avuto la forza, però oggi siamo qui per parlare di te, che sei stata forte a mandare avanti una famiglia di quattro persone. Sì, io ci siamo guardati, mio marito, abbiamo detto e adesso? Cioè pazienza noi, andiamo avanti, acqua del rubinetto e quei pochi viveri che abbiamo, però le nostre bambine. E quindi ho detto ascolta, ci ha salvato una volta in un momento di difficoltà, ci salverà un'altra volta. Quindi ero già stata contattata per una collaborazione con questa azienda, ma non l'avevo presa in considerazione perché ero ancora un po' troppo, non mi sentivo ancora pronta. Questa azienda era quasi attaccata al tuo sogno, cioè quello che fino a quel momento era quello di fare l'estetista, perché era una tua passione. No, questa azienda in realtà mi era stata presentata prima, quando ancora ero nell'altra. Però non mi sentivo, non l'avevo ancora visualizzata per il semplice fatto che non me la sentivo mia e dovevo ancora arrivare in Italia, era tutto molto confusionale, avevo bisogno di, come dire, più informazioni, ecco. Quindi nulla, l'ho ripresa in considerazione, l'ho studiata e ho detto ok, va bene, parto, ce l'ho fatto una volta, ce la farò, ho visto delle potenzialità in questa azienda e quindi sono partita anche qui. Poi parte di questo percorso tu lo conosci, in pochi mesi ho raggiunto dei livelli alti, ho aperto diversi mercati, perché questa azienda si stava espandendo, quindi sono andata oltreoceano, ho preso le mie belle soddisfazioni a livello professionale, a livello personale. È stato molto gratificante poter, non voglio dire salvare la mia famiglia, però non farle passare quello che avrebbe passato normalmente. Assolutamente, sei stata una roccia in quel momento, no? Un momento in cui comunque non sapevate cosa fare. E tu, come dicevo, ti sei reinventata, ti sei rimessa in gioco e hai avuto anche le tue soddisfazioni, non solo a livello economico, ma anche a livello di persona, perché mi immagino che comunque tutto questo percorso professionale riesca anche a riempirti il cuore di felicità e quindi anche a riempire le tue conoscenze, sia di persone che di progetti, che di... Quindi Erika, avrei una domanda, posso inserirmi anche se non sono donna? No. Ma come? Vai. Allora, in tutto questo, siccome il programma L'arte della donna e il suo grande valore
è un programma dedicato alle donne, ma non solo, anche dedicato agli uomini, perché lo abbiamo creato proprio per far conoscere meglio il mondo della donna. Io ad Erika volevo fare una domanda. Erika, ma come si chiama tuo marito? Antonio. Ciao Antonio! Ciao Antonio! Eccolo, eccolo come prezzemolo sempre, sempre. Non come prezzemolo? No, no, perché? Perché adesso viene la domanda quella seria, no? Chiaramente anche sapere che esistesse Antonio è pure serio, è una cosa importante. Assolutamente. Anche perché volevo sapere da Erika quanto ha influito Antonio nel sostegno che ha ricevuto per superare questo momento di difficoltà. Allora, io devo essere sincera, io per me Antonio è un pilastro, nel senso, dicono dietro un grande uomo c'è una grande donna, io ho un grande uomo. Oh, ammazza, che meraviglia! Che romantica! Romantica. Lui si è sempre fidato, mi avete pure emozionata! questo è il nostro lavoro, Erika, quindi se ti metti a piangere... Mi ha sempre sostenuta, ha creduto in me quando a volte non ero io a credere in me, lui ha sempre detto ce la fai, io ti conosco, so che tu ce la fai, quindi insomma a livello emotivo c'è sempre stato. Quando è stato ora di mettere in discussione proprio qualche mese fa alcune cose, è stato lui il primo a metterle in discussione, a farmi riflettere, e tant'è che nel mio ultimo progetto gli ho solo detto ascoltami, non è illegale, è un qualcosa di completamente nuovo, ho bisogno di questo, credi in me come hai fatto fino adesso, al primo risultato ti dirò che cosa sto facendo. Mi sono potuta permettere di dire questo e gli ho portato il risultato, naturalmente. Che meraviglia! Hai visto? Anche l'uomo allora ha la sua parte. Come? Assolutamente sì. Come anche l'uomo? Taisse! No, era solo di volta che Paolo, non fare così, non ne parli. Dopo ne parliamo. Ok, scusate. Allora, Erika, come stavi dicendo, nel tuo nuovo percorso, perché hai cominciato un percorso nuovo da poco, voglio capire, io lo so, però facciamo conoscere anche agli altri perché ti sei fermata dalle classiche... le classiche aziende, no? Quelle che sono più conosciute. Che cosa ti ha detto il tuo cervello per dire basta, non riesco più a seguire questa linea, voglio cambiare, non sono più felice, perché tu sei arrivata al punto di non essere più felice di fare un lavoro. Io ero al limite dell'esaurimento nervoso, devo essere sincera. Ma vabbè, ero arrivato a un livello davvero molto alto, come ho detto avevo aperto dei mercati al di fuori dell'Italia, io però sono arrivata al punto di farmi un esame di coscienza quando mi sono detta, Erika, tu hai regalato un sogno a tante donne, non tutte queste donne sono soddisfatte, non tutte stanno incoronando questo sogno, vedi che si impegnano, vedi che ce la fanno, ce la mettono davvero tutta per farcela, però il risultato non arriva. E allora lì ho incominciato un attimo a guardare oltre, nel senso, ok, io ce l'ho fatta, ma perché loro non riescono? E a me non bastava la classica frase che a volte si dice perché non ci credono abbastanza, perché devono fare di più, perché per me facevano davvero tanto. Questo è stato uno dei campanelli di allarme. Poi ero davvero tanto stanca, ero... per tutto il lavoro che dovevo fare, mi sentivo davvero delle energie prosciugate da parte non solo di tutto il portafoglio clienti, ma per amministrare tutto il team. E non mi vedevo proiettata nel futuro a rappresentare un prodotto, a vendere un prodotto. Io mi sentivo il bisogno di essere arrivata quasi, non al capolinea, però aver raggiunto degli obiettivi, e dover cercare qualcosa che vada oltre, uno stimolo nuovo. Assolutamente, avevo bisogno di nuove emozioni, avevo bisogno di nuove energie, avevo bisogno di nuovi stimoli, di imparare qualcosa di nuovo. Ma diciamo soprattutto che tu sei messa anche in discussione come mamma in quel momento, no? Sì, esatto. Io avevo lasciato una società
come dicevo, di famiglia, quindi comunque non è stato neanche semplice, non è che potevo dire cedo le quote, grazie, arrivederci, era un qualcosa di costruito a livello familiare. Ho lasciato una società sana con un determinato fatturato per fare la mamma e mi ritrovavo a passare tantissime ore, sì, con le mie figlie, però a lavorare dietro un telefono o dietro un computer, e a me questo non mi andava bene. Quindi questo, insieme ai sogni delle mie ragazze, insieme a, ho proprio fatto un'accurata riflessione su tutto quanto, ho detto no. Poi ho anche guardato come stava andando il mondo e ho capito che le persone, mai come in questo momento, non hanno bisogno di una soluzione per spendere soldi, ma per farli soldi. È brutto, può essere venale, può essere quello che volete, ma io ho sentito storie davvero che mi hanno lasciato le lacrime agli occhi, nel senso, la mia non è niente a confronto. Diciamo, non quindi, è venale, è una necessità, no? Purtroppo è così, purtroppo cioè nel è senso una necessità, quindi nessuno ci paga le bollette, nessuno ci fa la spesa, nessuno ci tira fuori dalla M o ci fa sentire di mettere al sicuro la nostra famiglia o i nostri figli. Se non lo facciamo noi, non ce lo fa nessun altro al nostro posto. E quindi con molta paura, perché comunque io stavo lasciando una posizione non indifferente, una squadra non indifferente, ve l'ho detto, tutto quello che avevo costruito, e andavo contro la totale e piena incertezza, perché era un mondo completamente nuovo. E però io ho sempre avuto un pregio barra difetto, quello di seguire una voce dentro, un istinto, e l'ho seguito, come vi ho detto, questa volta non ho condiviso nulla con mio marito, se non ho detto guarda che sto facendo una cosa nuova, ho bisogno del tuo sostegno, ti dirò appena ce la farò. E così è stato. Dopo 3 settimane il mio primo obiettivo è stato tac, colpito. Dopo al secondo mese, quindi neanche così, dopo al secondo mese, ieri, il mio secondo obiettivo è stato una nuova colpito. Grazie. E quindi, insomma, ho trovato la risposta alle domande, alle esigenze che io appunto avevo bisogno, di cui avevo bisogno e che cercavo. Che cosa ti senti di dire a quelle persone che ancora sono scettiche, no? Perché magari ora nel nostro racconto, magari delle persone che già lo fanno si rispecchiano. Altre persone dicono, ecco un'altra. Cioè, di solito è quello che usano, no? Il termine che usano, ecco un'altra. Che cosa ti senti di dire a queste persone? Io penso che l'informazione sia un potere fortissimo, quindi un conto è dire, ripetere, credere un qualcosa perché si è sentito dire al bar, dalla zia, dalla mamma, dalla cugina, dall'amica, o si è letto in qualche blog del cicca cicca bau bau, no? Quindi fonti così. Un conto è informarsi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi ha le proprie idee, che possono essere uguali o diverse, a me può piacere il rosso, a te può piacere il giallo, però prima capisco da dove arriva questo giallo e che cos'è questo giallo, poi posso dire sì mi piace, fa per me, ok va bene ma non fa per me, oppure oddio che cosa stai facendo. Quindi penso che l'informazione sia un potere inestimabile, penso che sarei una pazza mollare tutto quello che ho creato in questi anni per buttarmi in questa avventura, che io vivo di questo, che ho 2 figli e che sarei davvero pazza dalle gare se mettessi tutto in discussione per un qualcosa così di stupido. E poi che il mondo va avanti non lo so, centinaia di anni fa una normale estetista massaggiatrice veniva messa a rogo perché oddio è una strega, adesso chi di noi non va da un estetista massaggiatrice piuttosto cose di questo genere. Quindi diciamo, insomma, che il mondo si evolve e questo è il lavoro del futuro, no? Assolutamente sì, più puntati su quello. Anche basta pensare dello smart working, che ormai è diventato una cosa normale,
in questo periodo di pandemia ci ha fatto conoscere questo nuovo modo di lavorare, quindi non è una cosa dell'altro mondo, non è perché uno lavora in un ufficio e fa lo smart working è migliore di una persona che lavora su una piattaforma e fa l'imprenditrice. Cioè, il lavoro del futuro è questo, ragazzi, quindi apriamo gli orizzonti, no? Assolutamente, anche quello, appunto, quello che volevo dire, se pensiamo a delle piattaforme, a dei colossi mondiali, non so se è giusto dirlo o no, quindi sto zitta, ma tanto capirete di cosa... No, lo puoi dire, lo puoi dire, non ci sono problemi. Durante la pandemia, quando non potevamo uscire, quanti di noi hanno acquistato su Amazon, su eBay, hanno fatto la spesa online, hanno acquistato farmaci su Farmacia Amica, tutte queste cose qui. Bene, hanno usufruito di un servizio che loro potevano, sono clienti in quel momento, ma se solo avessero voluto avrebbero potuto loro dare un servizio a delle persone e addirittura guadagnarci, ecco, creare un proprio lavoro, una propria entrata. Ora io non faccio parte di Farmacia Amica, eBay eccetera eccetera, è un esempio, però insomma Questo è. Poi un esempio è questa radio. Una volta per andare in radio o in TV io avrei dovuto prendere l'aereo, andare a Napoli da Thais o comunque in un centro studio, e invece no, sono qua a casa mia con le mie bambine di là, con un silenzio molto sospetto. Che comodità! Su cosa sia successo nel frattempo. Anch'io ho il mio di là, ho un gatto vicino. Riusciremo a capire cosa sia successo in questa mezz'ora. Erika, un'altra domanda, una domanda importante. Che cosa ti aspetti dal tuo futuro? Cosa vedi nel tuo futuro? Allora, Thais, tu me lo stai chiedendo in un momento molto particolare della mia vita, perché tu mi segui, quindi sai tutto cosa mi è successo. Io ho raccontato di tutti i miei successi, ma ho passato un mese davvero molto difficile sotto il punto di vista personale. Le mie vacanze di Natale sono partite con un lutto, sono terminate con un ricovero in ospedale. E, insomma, sto passando un periodo un po' così, a livello appunto personale, quindi forse la mia risposta in questo momento non è così professionale, però io dalla mia vita non ci interessa la risposta professionale. In questo momento vorrei solo tanta serenità e vivermi con appunto serenità, leggerezza e spensieratezza le mie bambine sane, senza appunto, nel migliore della loro salute, io con la mente libera e felice e senza avere dispiaceri, quindi è l'unica cosa che chiedo da questo anno e per il mio futuro. Poi logico, gratificazioni professionali, mi impegno con tutta me stessa e spero arrivino. Ok, America. Vedi, hai parlato con il cuore. Noi siamo qua proprio per parlare di sentimenti, parlare di vittorie, quindi di vittorie, di lavoro, di sofferenza. Anche il momento in cui ti sei emozionata nel parlare di tuo marito, di questo rapporto bellissimo che avete, in cui vi sostenete, è quello che dobbiamo far conoscere alle altre persone. Ci sono dei momenti belli e brutti nella vita, però vanno affrontati, no? Vanno affrontati come li affronta Erika e come li affronta tantissime altre donne. Erika, tu che cosa vorresti dire alle donne? Cosa vorresti dire? Donne, cioè, dimmi tu. Io penso che se dovessi decidere di rinascere, vorrei rinascere donna, perché penso che io non sottovaluto l'uomo, anzi penso che abbia un compito non indifferente poterci supportare e affiancare, però essere donna penso che sia un qualcosa di magnifico. Abbiamo dei poteri straordinari, dalla sopportazione del dolore per costruire dentro di noi una creatura e metterla al mondo, alla forza di sorridere davanti a questa creatura anche quando vorremmo chiuderci in doccia, urlare e piangere. Io penso che abbiamo una forza davvero nascosta, che la tiriamo sempre fuori quando meno ce l'aspettiamo, quindi non sottovalutiamoci mai, perché tutti ce l'hanno, non esiste una donna che ce l'ha e l'altra no, bisogna solo credere in se stesse, perché solo così
possiamo ottenere qualcosa. Anche quando ci viene in mente ma potrò mai essere felice, ma avrò mai successo, se crediamo realmente, ci aggrappiamo a un qualcosa per noi importante, che può essere il nostro figlio, un qualcosa, qualsiasi cosa, questa forza viene fuori e quando meno ce l'aspettiamo arriva anche qualche soddisfazione che ci rende felice. Grazie Erika. Paolo, tu hai qualche domanda? Allora, io domande no, perché praticamente Erika è stata così chiara che non mi ha fatto venire delle domande particolari. Poco fa mi ha sorpreso perché si è emozionata a parlare di suo marito e questo già mi è piuttosto bastato, è stato meraviglioso, perché di solito, sapete, le donne non parlano così facilmente e si emozionano così facilmente quando parlano dei propri mariti. Questa è una cosa che io voglio capire meglio, però ci arriveremo con il tempo. Ma guarda Paolo, non pensare che siamo la coppia dell'Ammonino Bianco, io e mio marito. Adesso vi dico ancora questo, questi mi dovete, cioè vi lascio anche il vostro spazio perché mi sto impossessando della vostra radio. Io quando parlo non sto zitta. Paolo, fai parte anche lei dello staff. Paolo, poi ne parliamo. Non c'è problema. Dicevo, mio marito mi ha preso praticamente quando ero ragazzina, non ero ancora maggiorenne, siamo stati tantissimo insieme, è stato l'unico uomo della mia vita e abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà. Io quest'estate quando stavo sbroccando, quando ero vicino a un esaurimento, sono arrivata anche a avere delle difficoltà con lui, ma non ne sono state né le prime né le ultime, penso, spero di sì, però so che non saranno le ultime. La cosa che ci ha fatto sempre andare avanti è stato innanzitutto il rispetto reciproco e la lealtà e la sincerità. I problemi si risolvono anche se magari io sono fatta in un modo, li risolvo in un modo, lui li può risolvere in un altro. L'importante è che ci sia sempre un punto d'accordo, che è quello di voler andare avanti e andare avanti insieme. Poi i problemi si superano e questi, anziché dividere, devono unire, anche se si superano in modo diverso. E come l'abbiamo superato quest'estate e tante altre volte e ci ha resi più forti di prima, posso dire che sono certa che, almeno spero di non doverne affrontare, però le affronteremo anche durante la nostra vita futura e deve essere una forza, non una separazione, ecco. Grazie Erika, grazie. Veramente ci hai fatto emozionare, è stato bello raccontare di nuovo, io il tuo racconto lo so, ti seguo da lontano, ci siamo sentite spesso per un periodo, quindi ci siamo confrontate, abbiamo scambiato un po' di opinioni, è stato amore a prima vista fra di noi, quindi... e quindi ti volevo solo ringraziare perché hai fatto conoscere ad altre donne una nuova realtà, hai fatto conoscere sia a livello lavorativo che a livello personale, ti sei aperta realmente a livello personale, ci hai raccontato la tua vita, ci siamo sentiti dentro casa tua, ci siamo sentiti vicino a te e questa cosa veramente non apprezzo. La condivisione fra donne io penso che sia la cosa più importante. Donne, siamo unite. Quando noi siamo unite siamo un portento, quando ci diamo una contro l'altra non serve a niente. Assolutamente Thais, anche perché quando ci mettiamo a metterci incontro diventiamo spregevoli, a parere mie cadiamo davvero in basso e possiamo anche essere molto cattive e bisogna fare attenzione. Invece se ci uniamo... è una cosa che io invidio per esempio degli uomini, perché molte volte dico l'uomo è un poco così, no? È il babà, nel senso che una volta che è successo passa, a loro non interessa, invece noi donne siamo molto cattive, soprattutto quando siamo al potere, quando siamo molto cattive, molto arroganti, una cosa che fra gli uomini non succede, me lo confermi Paolo? Guarda, non saprei perché a volte mi arrabbio, divento anche io così, però poi sì, effettivamente mi passa tutto, è così. Allora avevo ragione. Siamo dei babà, siamo praticamente così, un po' così, un po' frulli. Come si dice in Sicilia? Locchi, siamo locchi, la verità è che siamo locchi, come lockdown, siamo locchi. E va bene, Paolo.
Vuoi chiederci qualcosa? No, volevo soltanto salutare Marisa Lombardo che è in collegamento e ci manda tanti messaggi. Ciao, e dice: tesoro. Buonasera donne, che bello tutto questo che state dicendo, dare il valore alla donna, te lo auguro con tutto il cuore, perché questo è in primis, sì, assolutamente, affrontare, ma con le persone giuste accanto. Condivido, credere in se stessi, ma ci vuole tutto un percorso da fare, sì, assolutamente, tanta emozione. Mi molto cattive, vi ho fatto un sunto. Marisa, hai ragione, ci manchi, mi raccomando, torna, torna presto, ti stiamo aspettando. Marisa è stata rinchiusa a casa per un po' di tempo per colpa del Covid, ora ringraziando Dio sta molto meglio e quindi tornerà, tornerà, ti aspettiamo per la prossima puntata. Bene, bene, bene. Domanda, domandina, domandetta. Non abbiamo chiesto a Erika da dove è in collegamento, perché Thais è da Napoli, ma Erika da dove, dove sei in collegamento? Questo l'ha detto, che sarà un pizzo della montagna. Eh sì, cioè, ma il posto, vogliamo sapere il luogo. Si chiama Almese, in provincia di Torino. Oh, Almese in provincia di Torino. Bene, 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 bene. E che tempo c'è lì, visto che sei in montagna? In realtà fa più bello qua che in Calabria. Ho visto che in Calabria nevica. Fa più bello qua, fa più bello là che a Napoli. Cioè il tempo qua sono due giorni che piove. Sì, io ho detto Calabria perché abbiamo dei parenti in Calabria e vedo le foto in mezzo alla neve. Qua c'è il sole, arietta fresca, ma c'è un bellissimo sole, un po' sottovento. Bellissimo, bellissimo. E allora mi autoinvito e ti verrò fare una visitina. Va bene, sono anch'io, non mi lasciare. Passa, no, Thais, pure te. E poi andiamo insieme. No, passo da Napoli, ti prendo e andiamo lì e facciamo un po' di festa. A me piace fare festa, andiamo, dai, venite. Okay, ok, ok. Allora, Thais, a te la chiusura, ringraziamo tantissimo Erika per essere stata con noi e accolgo positivamente la proposta di farla entrare nel team, quindi Erika, considerati all'interno del gruppo. L'arte della donna è il suo grande valore. Thais, a te la chiusura, prego. Allora, che c'è rimasto da dire oggi? A parte i ringraziamenti a Erika. Grazie a voi, Marisa e tutto il resto del team. Grazie Paolo che sei sempre qua alla nostra mano forte. Vedi come Erika il suo marito, noi abbiamo Paolo. Ma grazie Thais, grazie. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, potrete trovare la registrazione della puntata, chi non è riuscito a seguirla. E che dirvi, ci vediamo alla prossima con una nuova mamma, donna, imprenditrice, anche un uomo, perché no? Non volete partecipare, non volete venire a raccontare un po' con la vostra vita quotidiana vicino a una donna? E noi vi aspettiamo e grazie, grazie veramente di cuore e ci vediamo alla prossima. Bene, allora, Erika, siccome sei l'ospite, almeno ancora per oggi, prego, a te la sigla. Allora, grazie per averci ascoltato, sigla! Stupenda, immacolata fortuna, per te tutte le culture del regno si sono aperte e tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua. Unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono, e così, come ti abita il pensiero divino, fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia.